Ben ritrovati di nuovo su Reviewing You. Oggi vado a recensire uno zaino militare, in questo caso colore militare tattico, ma vi dico già che è disponibile in diversi colori, a partire dal nero, color khaki, color verde un po' diciamo oliva. Abbiamo poi il colore militare, quello marrone, verde, verde scuro, questo qua che ho preso io. Abbiamo poi un'altra colorazione verde scuro, sempre così pixelato, diciamo. E poi abbiamo anche un altro colore militare, un altro ancora che più, questo forse da caccia, perché simula molto i diciamo che più mimetico con la simulazione di rami e foglie. E c'è anche poi un altro che è sempre rami e fogli, ma di color blu scuro, nero, non si capisce bene. Comunque andatevi a guardare sul sito, sul profilo del venditore di Amazon. Vi lascio il link del prodotto in descrizione, ma iniziamo comunque adesso la recensione. Indipendentemente dal colore che sia, il prodotto è sempre questo, misure, dimensioni e tutto. Abbiamo uno zaino da 25 litri, quindi non immaginatevi già gli zaini enormi. Questo qua è uno zaino piccolino, pensato per le piccole escursioni, o come nel mio caso l'ho preso per andare a pescare, quindi per portarmi giusto l'essenziale, le mie esche da spinning, il mio mulinello, la cannettina, perché adesso vi farò vedere che si può, volendo, anche attaccare qua il retino, una bottiglia d'acqua, un panino, il minimo indispensabile per restare leggeri. Ma comunque ciò non esclude che si possa utilizzare anche, non so, se volete magari andare a fare un'escursione, andare a prendere i funghi, vi portate l'essenziale e poi vedete voi per cosa lo volete usare. Per la scuola non so se è tanto raccomandato, perché adesso lo guardiamo insieme, non è poi così largo per mettere magari tanti libri eccetera, quindi vedete un po' voi. Vi dico però le dimensioni dal vivo: abbiamo una larghezza di 24 centimetri, sì, 25 centimetri oserei dire, corrisponde quindi a quello che c'è scritto sul sito. Poi abbiamo una lunghezza di, qua siamo a 30 più 10, sì, siamo attorno ai 44 centimetri, e un'altezza da pieno che poi viene scritto che siamo sui 25 centimetri, però mi voglio fidare, da chiuso siamo attorno ai 4 centimetri. Andiamo a vedere però insieme il materiale e le numerose tasche, non riesco più a parlare. Abbiamo allora innanzitutto questa tasca davanti, che diciamo quella che ti permette di inserire anche qui, non lo so, agganciare ad esempio, io ho comprato le pinze per andare a pescare, si potrebbero attaccare alla pinza per andare a pescare, come anche, non so, il boga che ho recensito, andatelo a vedere tra l'altro nell'ultima recensione che è uscita. Potrebbe anche attaccare qua, o comunque inserire all'interno di queste fessure. Comode, veramente comode. Passiamo a vedere un attimo questi laccetti regolabili, permettono la regolazione appunto dell'ampiezza, quindi si estende e di molto. Materiale devo dire resistente, anche perché la parte all'interno, come vedete, sembra essere tipo plastificata, quindi secondo me è anche impermeabile. Non dico che lo potete mettere sotto l'acqua, però se piove dovrebbe proteggere. Come vedete ci sono delle taschettine per mettere penne o ulteriori cose. Io questa taschettina la userò a pennello per mettere la mia scatola delle esche. Andiamo a vedere quanto misura. Abbiamo una misura di 20 per circa 20 centimetri, quindi 20 per 20, con la profondità che arriva ovviamente di 20 centimetri, una cerniera che parte da qua e arriva qua, cerniera robusta, e vado a farvi vedere insieme a voi come metto dentro le mie esche. Come vedete ci stanno a pennello, andiamo a chiudere e qui siamo a posto. Allora passiamo, qua ci sono i cinturini per restringere ovviamente da una parte e dall'altra, passiamo alla tasca più in alto, che è questa taschettina piccola. Sto pensando a cosa poterci mettere qua, tra l'altro anche di un altro materiale, tipo, non dico velcro, ma simile. Abbiamo anche qua altri ganci per attaccarci quello che volete.
Una larghezza della tasca di, abbiamo anche qua 19-20 centimetri circa e 8 centimetri la misura in basso, una cerniera e all'interno sempre c'è questa parte che serve a proteggere dalla pioggia e come vedete si estende, potete metterci altre cose. Non mi viene al momento in mente cosa potrei metterci, però comunque è utile. Non fa mai male una taschina così. Andiamo a vedere la seconda, la terza tasca, o meglio, che è questa qua. Ha una, diciamo, un'estensione, come vedete, che parte da qua, arriva fino in fondo, quindi come la lunghezza dello zaino, 44 centimetri circa. Anche qua l'interno è tutto waterproof, quindi protegge dalla pioggia, per meglio dire, non waterproof, ma sicuramente aiuta dall'umidità della pioggia. Abbiamo due taschine di tela per metterci altri oggetti, una taschina un po' più grande e qua potete metterci quello che volete, diciamo. C'è una cerniera che percorre non totalmente ma fino a qua, diciamo quasi a un quarto dalla fine. E poi arriviamo alla tasca più grande, che è quella appunto che poggia poi sulla schiena, impermeabile su questa parte qua. Anche qui rimane comunque impermeabile in virtù delle altre tasche. E c'è sia questa tasca qui a rete, che potete appunto metterci documenti o quello che volete, e poi questa tasca qua che si apre. Non l'avevo notata sinceramente subito, l'ho notata in questo momento. È una taschettina che anche qua permette di chiudere con la cerniera e mettere ulteriori cose. Quindi uno zaino veramente, veramente pieno di tasche capiente. Come vedete, questa è l'estensione poi che si può avere una volta che si imbottisce per bene. È morbida questa parte, perché devo dire che è abbastanza morbida, anche per il fatto che qui il retro comunque ha un minimo di morbidezza, di spessore. Guardiamo appunto il retro, vado a girare. Abbiamo questi gancetti che non sono di plastica ma sono di ferro, quindi cuciture anche non mi posso lamentare. Non sto vedendo diciamo cuciture fatte un po' col culo, ma sembra tutto ok. Qua abbiamo la clip che permette di tenere appunto sulla pancia, stringere, diciamo, se volete andare a fare escursioni, lo zaino. La prima spalletta qua si può regolare. Abbiamo diversi ganci, anzi uno per l'esattezza. Questo qua potrebbe essere anche un altro gancio, ma comunque è pensato per regolare lo zaino. Anche qui potete attaccarci quello che volete, le chiavi o vedete un po' voi. Stesso discorso di qua, ed è regolabile. Qua c'è una parte invece solo diciamo solo tela. Questo è elastico ed è quindi regolabile, cioè regolabile, allargabile comodamente. E vediamo che cosa ho dimenticato. Dovrebbe essere tutto appunto, perché ci sono tante tasche, non vorrei aver dimenticato qualcosa. Ah, ecco, qui in alto c'è anche questa parte qua, questa maniglia sempre in velcro, che vi permette di tenere lo zaino anche in questo modo. Una cosa bella è questa, che sul lato destro, anche sul lato sinistro, ci sono queste fascette. Quindi, se avete una canettina piccola da spinning oppure qualcos'altro, non so, un ombrellino, eccetera, potete comodamente infilarcelo qui al lato senza andare a prendervi dello spazio all'interno dello zaino. Abbiamo una larghezza di 5 centimetri, mentre poi al di sopra addirittura ci sono invece quelle, le fessure più piccole di 3 centimetri. Quindi o infilate direttamente, se lo spessore di quello che andate a inserire è grosso, andate appunto, sta diventando un po' ambiguo questo discorso, però quello che voglio dire è che appunto, se avete un diametro dell'oggetto che andate a inserire di 5 centimetri, potete semplicemente far passare sotto l'attrezzo, il guadino, la canna da pesca. Se invece lo spessore è più piccolo, potete semplicemente far passare qua sopra. Tra l'altro qua si può anche legare, vedete che c'è questa parte che scende a V. Inoltre ho comprato questo zaino di questa colorazione, questo perché appunto
avevo già il borsellino che è praticamente la stessa colorazione, quindi la stessa fantasia. Quindi quando vado a pescare qua metterò le cose più essenziali, come una pinza al volo, il telefono o comunque l'esca di ricambio, mentre qui all'interno metterò il resto. Quindi se volete anche abbinare le cose, vi lascio da una parte il link di questo zaino, di questa colorazione, però da una parte vi lascio anche il link di questo borsellino che non c'entra niente con questo venditore, però appunto come vedete è la stessa fantasia. Vi lascio quindi anche la recensione, la video recensione e il link d'acquisto di questo borsellino. Questo è tutto, vi lascio il link in descrizione dello zaino. Se avete domande non esitate a pormele, io rispondo sempre a tutti, leggo tutti i commenti. Iscrivetevi, vi raccomando, su Offertoni su Instagram o anche su Telegram, perché ogni giorno ci sono codici sconto, offerte di prodotti Amazon.it e prossimamente anche un giveaway.